Buongiorno a tutti, tanto vi ringrazio per essere qua, spero che la mattinata sia stata interessante fino adesso e che continui allo stesso modo. Io sono Michela Giuventi, in parte che mi occupo di coordinare le attività di marketing comunicativo operativo. Fino a qualche tempo fa facevo parte del team di prevendita ed ero specializzato sia sulla componente di messaging collaboration che sull'IT security. Quindi alcune delle cose di cui vi parlerò effettivamente le ho toccate con mano per parecchio tempo. Vorrei raccontarvi rapidamente chi è Partech. Noi siamo un software infrastructure system integrator specializzato su molti fronti. Il nostro offering include una serie di soluzioni in ambito business, in particolare abbiamo una nostra soluzione di business intelligence erogata in modalità as a service. Poi la business unit di Roma è molto specializzata su tutto ciò che concerne prodotti, competenze e tecnologie in ambito IT infrastructure services. La business unit di Milano invece è focalizzata sulle soluzioni verticali per il mercato finanziario. In ambito IT security la nostra offerta esula da ciò che è la pura vendita di prodotti. Nel corso del tempo abbiamo acquisito competenze e referenze su tutta una serie di aspetti, in particolare su tutto ciò che è la competenza tecnica organizzativa sulle normative di riferimento italiana e non solo. Ad esempio uno dei temi cari è quello della privacy compliance, quindi log collection e monitoraggio delle attività degli amministratori. Nel corso del tempo abbiamo realizzato numerose infrastrutture di posta elettronica certificata e infrastrutture a chiave pubblica, interamente basate su tecnologie open source. Sempre in ambito di posta elettronica certificata abbiamo lavorato anche alle misure dell'autorità giudiziaria, ad esempio per l'intercettazione sicura dei messaggi di posta elettronica. È un qualcosa che i provider devono offrire obbligatoriamente, devono includere nelle loro piattaforme. Infine siamo specializzati su ciò che riguarda l'integrazione di soluzioni per Unified Fleet Management, quindi dal sistema, dal server all'endpoint, compresi i dispositivi mobili. In ambito IT security abbiamo stipulato una partnership molto importante con Barbit, ormai sono 6 anni che andiamo avanti con loro. Perché? Perché offrono soluzioni, prodotti per la log collection e il monitoraggio degli amministratori IT che ci hanno aiutato a soddisfare i requisiti della normativa italiana e aiutare molti provider italiani appunto ad adeguarsi alla normativa. Ad oggi siamo Gold Partner e recentemente siamo stati premiati come partner dell'anno, primi in Italia e secondi in Europa. Come potete vedere da questa slide, i nostri clienti sono sparsi un po' in tutti i mercati. Siamo molto presenti sul mercato telco e anche sul mercato finance, ma copriamo anche altri mercati. Ad esempio potete vedere dei loghi di pubbliche amministrazioni e sanità e quant'altro. Per introdurre l'argomento dell'analisi comportamentale è bene partire dal ciclo di vita, dal life cycle della sicurezza IT. Partiamo dal primo punto. Tipicamente i progettisti definiscono una serie di regole, di pattern e definiscono quali strumenti usare per andare a rilevare e a contrattaccare sulle minacce note. Okay? Quindi un qualcosa che si sa a priori e si cerca di difendersi da queste minacce. Tutte queste regole vengono trasferite su un insieme di sistemi, di tecnologie che cercano di prevenire questi attacchi. Ovviamente alle regole definite dai progettisti ci sono poi tutta una serie di pattern e di altri algoritmi definiti dal vendor. Quindi tutto questo sempre basato su delle minacce note. Questi sistemi producono tonnellate di informazioni che possono essere viste singolarmente o monitorate in un contesto un po' più ampio, magari attraverso un SIEM. Il problema è che anche la rilevazione non è una cosa scontata, perché di solito per rilevare un attacco devo capire quali sono le dinamiche dell'attacco, quale pattern ha seguito, ad esempio, perché è un attacco e così via. Una volta preso atto del problema che si è verificato, che succede? Intanto passano dei mesi alle volte. La prima cosa che fanno i progettisti è innalzare il muro. Quindi vedete quella specie di castello al centro. Subito si cerca di innalzare le difese, di complicare ancora di più le contromisure, magari impattando anche sulla user experience dei dipendenti dell'azienda o dei clienti e quant'altro. Tutto questo perché? Per alimentare in qualche modo l'illusione della sicurezza.
Quindi ogni volta che attraversiamo questo loop alimentiamo, smontiamo e rialimentiamo questa illusione. Tutto questo all'infinito, ogni interazione che facciamo, aumentiamo la complessità dell'infrastruttura, inseriamo nuovi oggetti, nuove tecnologie e magari andiamo a complicare sempre di più le user experience. È proprio in quest'ottica che una serie di vendor, di tecnologia o di sistemi integrator stanno lavorando per cercare di spezzare questa catena e andare a capire come queste informazioni possano, come questa attività possa essere meno reattiva e più proattiva. Cerchiamo di capire quindi come andare a creare un contesto, come andare ad analizzare effettivamente un qualcosa di più ampio. Per farlo dobbiamo partire dalla terminologia. I tre termini che probabilmente avete già sentito ieri e continuerete a sentire sempre di più, i termini chiave sono context, security e intelligence. Proviamo a dare una definizione di massima, anche un po' tagliata con l'accetta, vogliate perdonarmi, di questi tre termini. Con intelligence intendiamo la conoscenza e la comprensione soprattutto di un evento. Col termine security, la temporanea esenzione da pericoli. Dico temporanea perché è gioco forza, presto o tardi comunque saremo colpiti, applicheremo delle contromisure e saremo colpiti nuovamente. Col context intendiamo tutte le circostanze che stanno a contorno di un evento. Ok? Il termine security e intelligence insieme l'avrete sentito un sacco di volte, probabilmente associati al mondo dei SIEM. Questo perché? Perché l'idea di analizzare gli eventi, per quindi fare intelligence attorno a una serie di eventi, per generare sicurezza, per proteggere i propri asset, non è un argomento nuovo. Il problema è che tipicamente tutto ciò si basa su delle regole, magari anche molto molto complesse, sugli algoritmi complessi, che però rispettano delle regole abbastanza statiche. Quindi i filtri sono tagliati con l'accetta e diventa difficile distinguere ciò che conta da ciò che invece è assolutamente trascurabile. Facciamo un esempio banalissimo, molto concreto. Un cambio password non riuscito, fatto da un dipendente non turnista all'interno di una giornata lavorativa, magari in prossimità della scadenza semestrale della password, è un evento del tutto trascurabile. Capita a tutti noi di toppare nel cercare di cambiare la password. Se lo stesso evento capitasse alle 3 di domenica mattina, magari fatto da una rete diversa da quella abituale e attraverso un dispositivo che non è quello che tipicamente l'utente usa, questo potrebbe avere un significato del tutto diverso, potrebbe essere un importante segnale d'allarme, un campanello d'allarme per dirci che c'è un tentativo di attacco in corso o molto probabilmente l'account di quell'utente è stato rubato o stanno tentando di rubarlo. È in questo caso che il contesto ruola un gioco fondamentale, perché non conta solo andare a comprendere gli eventi per creare sicurezza, ma andarli a comprendere nel loro contesto. Quindi il problema di fondo è il termine context, è quello che cambia tutto. Per definire il contesto bisogna partire da delle fonti affidabili e che contengano una miriade di informazioni utili allo scopo. Partiamo dalla log collection, che è un argomento antico ormai, ma che continua ad essere presente in tutte le normative di riferimento, da quelle nazionali a quelle internazionali, e non solo normative, best practice, standard e così via. Ogni giorno i nostri sistemi producono milioni di righe di log. Questi log sono tipicamente oggetto anche di attacco da parte di insider. Se io all'interno dell'azienda voglio fare un'azione malevola, cerco anche di coprire le mie tracce, quindi vado a modificare questi log o direttamente a bordo dei sistemi o durante il trasferimento degli stessi o una volta che sono già stati archiviati. Quindi il problema di cui dobbiamo preoccuparci è come fare in modo che queste informazioni che sono preziose non vengano sprecate e siano comunque sia anche legalmente valide in caso di una controversia. Noi abbiamo già applicato con successo una soluzione di Parabit, l'abbiamo applicata sia al mercato delle telco ma anche al mercato finanziario, è il Syslog Stopbox, che in realtà si declina anche con una versione completamente software based che si installa a bordo dei sistemi. Quindi che cosa fa questo oggetto? È un appliance fisico virtuale che accetta log da una miriade di piattaforme, fino a 50 circa, e praticamente accetta da Syslog, da JournalDB, da RSyslog e ovviamente da Syslog MG, che è la versione agent del prodotto, che include una serie di funzionalità come il trasferimento con la cifratura a livello di canale, il disk buffering e così via. Una volta che tutti questi dati sono archiviati qua, cosa succede? Vengono intanto timestampati, compressi e cifrati. Questo per far sì che siano non modificabili e siano effettivamente validi in una controversia legale.
Ma alla fine lo Storebox non è soltanto un bidone dove buttare dentro i loghi, fa anche delle altre azioni, può fare filtraggio per eliminare ciò che non serve veramente a nulla, perché sappiamo benissimo che di quelle milioni di righe ce ne saranno un buon 60% che non serve a niente. Questi dati possono essere normalizzati, perché per essere dati in pasto a un altro strumento, fare in modo che siano già preelaborati e semplifichi l'analisi degli stessi. Poi è possibile fare ricerche e tutta un'altra serie di attività all'interno di questo report e così via. Il problema della log collection però è solo la punta dell'iceberg. Ad oggi i nostri sistemi sono acceduti da tantissime persone a vario titolo. Abbiamo gli amministratori IT che lo fanno per mestiere, abbiamo magari dei partner in outsourcing che lo fanno, e va benissimo anche qui, ma abbiamo addirittura che sono dei manager che non si sa per quale motivo accedono ai sistemi diretti per andare a vedere i dati da un database anziché a trovarseli mediati da un'interfaccia web magari. E abbiamo ovviamente anche utenti malintenzionati. Questi utenti, tutti quanti, accedono ai sistemi in vari modi, attraverso protocolli testuali, SSH, Telnet e quant'altro, o protocolli grafici, come il classico Terminal Desktop, l'RDP, o UNC e quant'altro. Una volta che accedono, intanto per accedere devono rispettare delle logiche di access control, molto stringenti. Una volta che sono dentro il server, diventano padroni. Soffrono di quella che si chiama la sindrome da God Mode. Una volta che sono entrato posso fare quello che voglio. Posso fare l'attività per la quale sono pagato, ma potrei fare anche altro. Potrei andare a vedere il database con le carte di credito, potrei andare a vedere i log di traffico della posta, potrei andare a leggere le email se sto accedendo a un backend di posta. Quindi questo problema non è trascurabile, perché noi, una volta che siamo entrati dentro, non sappiamo che fanno. Ci sono tantissime soluzioni per rispondere a questa problematica. Noi ne abbiamo scelto una, sempre quella di Bybit. Si chiama Shell Control Box e agisce come proxy gateway, quindi come oggetto di rete che non va a intaccare né le configurazioni né la user experience, lato client e lato server. Praticamente tutto il traffico passa da questo oggetto che registra in file legalmente inoppugnabili la sessione video e tutti i dati input e output. Nel caso della sessione video viene ad esempio applicato un motore OCR in tempo reale che ci consente poi di fare ricerche all'interno dei file, come se fossero dei documenti. Tra le feature principali, quella che personalmente ritengo più importante è la notifica, oltre che la notifica, anche il blocco in tempo reale delle connessioni. Immaginate che un utente stia lanciando, anche per errore, un comando distruttivo sul file system, il classico format C o RM-RF. Se la regola è stata opportunamente configurata, il sistema può o notificare a un altro amministratore quello che sta accadendo o direttamente abbattere la connessione prima che l'utente possa lanciare il comando. Quindi questo ci cautela, diciamo, da ciò che sono le azioni distruttive ma non fatte con malizia, ma potremmo anche semplicemente applicare i controlli tipo PCI DSS per le carte di credito. Quindi se viene rilevato un pattern simile a quello di una carta di credito, io abbatto immediatamente la connessione e mando una notifica per evitare le fughe di dati. Un'altra cosa interessante per cui è molto utilizzato questo oggetto sono la user mapping. Quindi immaginate di dover accedere al classico server che ha a un router, magari che ha la classica utenza di root, dove tutti conoscono questa utenza e non si riesce mai a capire chi fa cosa. Voi potrete mappare il vostro direttore aziendale, le utenze sul direttore aziendale con questa utenza, per far sì che Mario Rossi acceda con la sua utenza al router di destinazione. L'SCB trasferisce invece le credenziali del router vero e che l'utente non saprà mai. Quindi di fatto voi avrete pieno controllo di chi fa cosa, sia a livello di accesso che a livello di operatività proprio da riga di comando. Okay? Tutti questi strumenti ci aiutano a creare il contesto, perché sono delle fonti affidabili. Vediamo un po' com'è fatta a grandi linee la piattaforma di Contextual Security Intelligence di cui vi sto parlando. Ci siamo assicurati che le fonti disponibili siano le migliori, siano sicure, non siano state modificate. Tutte queste fonti vengono acquisite in tempo reale, e in tempo reale vengono anche elaborate, quindi le operazioni di filtraggio, come ho detto, normalizzazione e arricchimento con altre fonti collaterali, viene fatta in tempo reale. Tutto questo serve a creare che cosa? A creare la baseline, cioè l'insieme dei comportamenti abituali, corretti, previsti per quella tipologia di utente. Quindi se io opero principalmente, per esempio, in orario lavorativo
accedo a certe macchine, faccio certe operazioni, lancio dei comandi perché sono uno sviluppatore piuttosto che un sistemista, accedo a una certa share di rete perché magari lì c'è il requisito aziendale. Tutto questo diventa il mio, la mia baseline, il mio comportamento abituale. Questi dati a cosa serviranno poi? Serviranno al motore di intelligence per andare ad analizzare tutto ciò che è difforme rispetto alla normalità. Questo perché? Perché un utente normale tipicamente si comporta diversamente dallo stesso utente al quale è stato rubato l'account. Perché io, magari che sono uno sviluppatore, accedo a certi sistemi ma non accedo ai repository del team di finanza e controllo. Se all'improvviso inizio a fare questo tipo di accessi o succede qualche altra cosa, mi connetto da reti strane, con risoluzioni strane, lancio dei comandi sui server che sono imprevisti, questi sono dei comportamenti difformi. Quindi il contesto, come vi dicevo, ci aiuta a capire, a distinguere ciò che è giusto, ciò che è normale, da ciò che invece ha bisogno di essere analizzato. Quindi filtriamo tra una miriade di eventi insignificanti, perché da soli non hanno nessun valore, li mettiamo nel giusto contesto. Ovviamente la suite ha un'interfaccia di amministrazione che semplifica l'accesso a queste informazioni, perché sarebbe una follia cercare di analizzare il comportamento di ogni singolo utente. È bene che i security engineers, o comunque i SOC, in generale riescano ad accedere direttamente a delle interfacce semplificate. Andiamo a vedere come è fatta questa interfaccia. Questa è proprio l'esemplificazione più facile di cosa sia una baseline nel caso degli accessi ai sistemi. Troviamo Becky, che è una sviluppatrice. Che cosa fa? Tipicamente lavora in certe fasce orarie, accede a certi sistemi che sono quelli coerenti con la sua attività lavorativa e ha dei pattern di comportamento, quindi mi collego in SSH, lancio un comando per modificare del codice, lo compilo e poi lo committo sul subversion. Okay? Tutto questo viene fatto in un certo modo. Se questo account fosse stato rubato, avremmo assistito a un comportamento difforme. È chiaro, ci sono anche i falsi positivi. Potremmo trovarci in una situazione in cui Becky deve fare un rilascio all'improvviso e si connette di sabato notte. Può succedere. Però a quel punto l'amministratore intanto vedrebbe un solo caso sospetto, ma soprattutto potrebbe andare a indicarlo come falso positivo. Andiamo a vedere qualche altra schermata che dettaglia un po' di più questa problematica. Qua vediamo, come vi dicevo, la probabilità che quell'utente si connetta in certe fasce orarie. Questo perché? Perché tutti i dati poi messi a sistema definiscono uno score, quindi una valutazione generale sul rischio di quella specifica attività fatta in un certo momento. Stessa cosa vale per i server ai quali Becky ha ceduto, tipicamente. Qua vediamo per esempio le percentuali di utilizzo, ma questo è un di cui potremmo anche sapere, questa l'interfaccia lo semplifica moltissimo, potremmo sapere in quali periodi della giornata, del mese, dell'anno questi dati vengono accessi. Ok? Questi sistemi, scusate, vengono accessi. Stessa cosa per i comandi tipici, cioè sapere che lei tipicamente lancia il make per fare la compilazione oppure usa git per fare l'archiviazione sul repository aziendale dei sorgenti è interessante. Sarebbe più interessante trovarsi all'improvviso una serie di comandi sospetti per il tipo di operatività che ha Becky, che ad esempio cerca di accedere, di fare il mount di cartelle remote per i quali non ha accesso, che cerca di andare a modificare il file delle password, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo serve a avere un approccio del tutto diverso, che è questo. Anziché essere sommersi da informazioni relative a tutte le azioni, tutti gli eventi di sicurezza che capitano in azienda, essere allertati soltanto per quelli che hanno una certa importanza perché è valutata dal sistema come difformità rispetto alla norma. Qua questa schermata rappresenta l'andamento temporale degli eventi sospetti degli utenti, di un subset di utenti. Come vedete ce ne sono alcuni che hanno anche il pallino verde, che in qualche modo li identifica come comportamenti sospetti ma di basso profilo. Quelli col pallino rosso, molto, è veramente semplice da vedere, invece vanno analizzati. Quindi il SOC non dovrebbe passare più la giornata a studiare eventi su eventi o in alternativa a ignorarli perché non riesce a gestirli tutti, ma può focalizzarsi soltanto su quelli che effettivamente sono sospetti, che devono attirare la nostra attenzione.
Purtroppo in una presentazione è difficile mostrare la complessità di tutto l'argomento, perciò io vi invito a passare da noi per una demo. Possiamo farvela sia oggi, ma anche eventualmente in un altro momento, per farvi capire cosa si intende per contesto e analisi del contesto. Quindi ricordate sempre che al giorno d'oggi gli attacchi non hanno più come target i sistemi. Il target forte sono gli utenti. Quindi rubare un account o effettuare azioni di un certo tipo è diventata la nuova normalità, se così si può dire. Perciò è quello che dobbiamo andare ad analizzare. E questi comportamenti sono appunto non costretti da pattern, non seguono un percorso statico. Quindi potrebbe essere molto difficile rilevarli con strumenti tradizionali. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito ancora a passare a trovarci al desk, in modo da approfondire, possiamo lasciare del materiale e magari possiamo anche prendere un appuntamento per un incontro successivo. Vi ringrazio.